Vale, ma mangiare, ma non bevi un Ancora le 12:30. Tutto sembra immobile. دقیقا پری روز اتفاق افتاد. L'orologio خب جلید بهتون نگفتم به خاطر اینکه نمیخواستم ناراحت بشم. به خاطر اینکه خب اصلا چیز جالبی هم که نیست که بخوام ازتون تعریف بکنم. Forse l'hanno fatta apposta. Mi A fermare l'orologio intendo. Per non far pesare l'attesa. Bah, è passato un'ora e ancora è entrato nessuno. Nessuno con cui parlare, fare due chiacchiere, giusto per ammazzare il tempo. Il tempo non si ammazza, si guadagna. Silenzio assoluto, tranne ogni tanto sentire il rumore di una porta che si apre e si chiude. Gente in divisa passa, guarda curiosa al di là della vetrata e se ne va. Non so come mi sia venuto in mente di venire qui, stamattina. Forse esagero. Me lo dicono sempre che delle volte esagero, eppure stavolta credo che sia la scelta giusta. All'entrata mi hanno detto di aspettare, di avere pazienza, che stamattina è un momentaccio. Mi hanno detto che prima e poi mi chiameranno e risolveranno tutto. E io ho mal di pancia. Sono seduta da sola qui nella sala d'attesa, con le sedie scomode e l'orologio immobile ingiallito dal tempo ad aspettare. Anche a scuola avevamo un orologio così fermo alle 12:30. A me piaceva pensare che fosse un orologio nostalgico, un po' come me, che si era fermato all'ora della fine della rivoluzione, che si era impuntato come un mulo che fino a che le cose non fossero cambiate lui sarebbe stato inamovibile. A noi il tempo in classe non passava mai, come adesso, e l'ora della ricreazione sembrava ogni giorno un miraggio, come adesso. Delle volte credo di essere bloccata da una vita, come se ogni volta che ci fosse la possibilità di ripartire ci fosse sempre qualcosa che mi fa rimanere ferma, in attesa. Noi siamo sempre stati in attesa, in fila per tutto, per nascere, comprare il pane, entrare a scuola, accedere all'università e quando è venuto il momento di partire in fila per richiedere i documenti, per lasciare il paese, i paesi, per poi ritrovarsi in un'altra fila per chiedere asilo, per rinnovare il permesso di soggiorno, per trovare una casa che accetti persone dall'accento strano, per trovare un lavoro che assuma chi ancora fatica a coniugare i verbi, per richiedere il reddito di cittadinanza, per qualsiasi bonus, per qualsiasi aiuto. Me ne basterebbe uno, una seduta qui a fare due chiacchiere per ammazzare il tempo. Dicono che bisogna avere pazienza, che la burocrazia ha le sue tempistiche, ma è difficile essere pazienti in fila quando il mondo corre veloce e vorresti esplodere di energia, di gioia, perché finalmente sei arrivata in un paese in cui tutto sembra possibile, dopo aver vissuto anni e anni a fare cose di nascosto, leggere i libri di nascosto, ascoltare la musica di nascosto, fare festa, baciare il tuo amore, essere nudi di nascosto, sentire il vento tra i capelli di nascosto. E tu vorresti essere sulla giostra, proprio come gli altri. Ho fatto la cosa giusta a venire qui, nonostante mi dicano che sono esagerata e che prendo le decisioni di pancia. Sono 5 giorni che non dormo. Mi hanno gridato: sporca negra, te ne devi tornare a casa tua, tornatene in Africa. Io non sono africana, e se anche lo fossi, quelle parole riecheggiano nella mia testa. So che non sarà una denuncia a fermarle, a dimenticarle. Per me è come un grido in questo silenzio. A me hanno insegnato che quando si viene offesi si deve gridare forte. A me l'hanno insegnato i miei nonni che hanno fatto la rivoluzione in Iran. Non saranno i silenzi a proteggerti. Sokut negator et nist. L'orologio è ancora fermo alle 12:30. Il mio orologio comincerà ad andare avanti, perché non saranno i silenzi a proteggermi, a proteggerti. Ora io in fila ci resto anche, finché il mio diritto non sarà rivendicato, finché ogni diritto non sarà rivendicato, perché
anche da soli saremo insieme, una marea, tutti insieme, quando tutti potremo salire sulla giostra.